lontano dal mio. Ha inizio la cerimonia di giuramento dei sottosegretari di Stato. Si mette gli occhiali. Onorevole Maria Teresa Amici, sottosegretario alle riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento. Onorevole Gian Claudio Bressa, sottosegretario per gli affari regionali. Onorevole Sandro Gozzi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Onorevole Luca Lotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Senatore Domenico Minniti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Senatore Luciano Pizzetti. Non c'è? C'è, ah, eccolo lì, buongiorno. Sottosegretario alle riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento. Onorevole Angelo Rughetti, sottosegretario alla semplificazione e alla pubblica amministrazione. Onorevole Ivan Scalfarotto, sottosegretario alle riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Onorevole Lapo Pistelli, sottosegretario agli affari esteri. Senatore Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli affari esteri. Dottor Mario Giro, sottosegretario agli affari esteri. Senatore Filippo Bubbico, sottosegretario all'interno. Onorevole Giampiero Bocci, sottosegretario interno. Dottor Domenico Manzione, sottosegretario interno. Enrico Costa, onorevole Enrico Costa, sottosegretario giustizia. Dottor Cosimo Maria Ferri, sottosegretario giustizia. Onorevole Gioacchino Alfano, sottosegretario difesa. Onorevole Domenico Rossi, sottosegretario difesa. Onorevole Luigi Casero, sottosegretario economia e finanze. Dottor Enrico Morando, sottosegretario economia e finanze. Onorevole Pierpaolo Baretta, sottosegretario economia e finanze. Onorevole Giovanni Legnini, sottosegretario economia e finanze. Onorevole Enrico Zanetti, sottosegretario economia e finanze. Dottor Carlo Calenda, sottosegretario sviluppo economico. Professor Claudio De Vincenti, sottosegretario sviluppo economico. Onorevole Antonello Giacomelli, sottosegretario sviluppo economico. Senatrice Simona Vicari, sottosegretario sviluppo economico. Senatore Andrea Olivero, sottosegretario politiche agricole, alimentari e forestali. Onorevole Giuseppe Castiglione, sottosegretario politiche agricole, alimentari e forestali. Signora Barbara Degani, sottosegretario ambiente e della tutela del territorio e del mare. Onorevole Silvia Velo, sottosegretario ambiente e della tutela del territorio e del mare. Senatore Riccardo Nencini, sottosegretario infrastrutture e trasporti. Onorevole Umberto Del Basso De Caro, sottosegretario infrastrutture e trasporti. Senatore Antonio Gentile, sottosegretario infrastrutture e trasporti. Onorevole Teresa Bellanova, sottosegretario lavoro e politiche sociali. Onorevole Franca Biondelli, sottosegretario lavoro e politiche sociali. Onorevole Luigi Bobba, sottosegretario lavoro e politiche sociali. Senatore Massimo Cassano, sottosegretario lavoro e politiche sociali. Senatrice Angela Donghia, sottosegretario istruzione, università e ricerca. Ingegner Roberto Reggi, sottosegretario istruzione, università e ricerca. Dottor Gabriele Toccafondi, sottosegretario istruzione, università e ricerca. Dottoressa Francesca Barracciu, sottosegretario beni, attività culturali e turismo. Onorevole Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua Buitoni, sottosegretario beni, attività culturali e turismo. Dottor Vito De Filippo, sottosegretario alla salute. Do lettura della formula di giuramento che ciascuno dei nominati è tenuto a prestare secondo la procedura di rito. Al termine di questa lettura direte insieme: io giuro, o lo giuro, lo giuro. Scusate, sono... Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi,
e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Bene. Onorevole Maria Teresa Amici. Onorevole Gian Claudio Bressa. Onorevole Sandro Gozzi. Onorevole Luca Lotti. I testimoni non sono, i testimoni siamo noi. Senatore Domenico Minniti. La nomina di Lotti è già seguita. Senatore Luciano Pizzetti. Onorevole Angelo Rughetti. Onorevole Ivan Scalfarotto. Onorevole Lapo Pistelli. Senatore Benedetto Della Vedova. Dottor Mario Giro. Senatore Filippo Bubbico. Onorevole Giampiero Bocci. Dottor Domenico Manzione. Onorevole Enrico Costa. Dottor Cosimo Maria Ferri.
Onorevole Gioacchino Alfano. Onorevole Domenico Rossi. Onorevole Luigi Casero. Dottor Enrico Morando. Onorevole Pierpaolo Baretta. Onorevole Giovanni Legnini. Onorevole Enrico Zanetti. Dottor Carlo Calenda. Professor Claudio De Vincenti. Onorevole Antonello Giacomelli. Senatrice Simona Vicari. Senatore Andrea Olivero. Onorevole Giuseppe Castiglione. Signora Barbara Degani. Onorevole Silvia Velo. Senatore Riccardo Nencini.
Chi ha letto questo? Devo leggere ancora. Onorevole Umberto Del Basso De Caro. Senatore Antonio Gentile. Onorevole Teresa Bellanova. Senatore Massimo Cassano. Senatrice Angela Donghia. Ingegnere Roberto Reggi. Dottor Gabriele Toccafondi. Onorevole Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua Buitoni. Chiedi se deve farlo. Dottor Vito De Filippo. Che devo dire? Abbiamo ancora da accogliere il giuramento, ma arriveranno più tardi, per cui vi liberiamo della senatrice onorevole Biondelli, di Francesca Barracciu e di Gigi Bobba, che stanno arrivando tutti e tre un po' di corsa. Io ne approfitto soltanto per farvi di cuore gli auguri di buon lavoro, di farci gli auguri di buon lavoro. Il nuovo governo sta registrando un'attenzione significativa non soltanto nel Paese ma anche nelle attese dei mercati internazionali, della comunità europea. Oggi con il viceministro Pistelli, con il ministro Mogherini abbiamo incontrato alcune delle delegazioni presenti in Italia per un importante appuntamento politico europeo e vediamo come sia forte la domanda di fiducia, di speranza, in qualche modo il bisogno di certezza con cui si guarda l'Italia. E allora io l'augurio che posso farvi è quello di essere davvero degni di onore, come Graziano e io e tutti i ministri dovremmo essere degni di onore per il giuramento che abbiamo appena fatto sulla Costituzione. Adempiere le nostre funzioni con disciplina ed onore
con grande senso delle istituzioni, ma anche con la convinzione che la politica è l'unica risposta in questo momento alla crisi profonda che la società sta vivendo. Noi possiamo dare una risposta reale. Da lunedì vi prego di mettervi al lavoro in modo molto forte. Per tanti giornalisti l'incarico di sottosegretario e di viceministro è un punto d'arrivo. Io sono certo che per voi sia un punto di partenza, che per noi sia un punto di partenza, di ripartenza per alcuni di voi, di partenza per altri, perché mai come in questo momento c'è bisogno di riuscire immediatamente a realizzare gli impegni che ci siamo prefissi. Aspettano da noi i cittadini una legge elettorale degna di questo nome, una riforma della Costituzione che superi il bicameralismo perfetto, una semplificazione istituzionale che migliori il rapporto tra le regioni e Stato centrale, aspettano una riforma del lavoro. Avete visto i dati di oggi terribili della disoccupazione, 12,9%, una percentuale veramente devastante per i numeri che l'Italia esprime. Avete visto i dati macroeconomici che caratterizzano il nostro Paese, eppure tutti voi sapete meglio di me, per le vostre competenze personali, professionali, politiche, ma anche vorrei dire umane, che l'Italia ha la possibilità di farcela, di uscire da questa situazione di difficoltà, purché ciascuno di noi dia il meglio di quello che può dare. E allora noi non dobbiamo fare meglio di altri governi, noi dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Io vi faccio questo augurio dal profondo del cuore. Nelle prossime ore avrete, o forse avete già preso oggi, i contatti con i vostri ministri. Vi prego di essere da subito operativi, vi prego di essere anche nelle condizioni di segnalare ove ci fossero delle cose che non vanno, ma soprattutto di provare a attuare quel percorso che ci vuole, che immaginiamo che da qui al 2018 porti l'Italia ad essere un'altra cosa rispetto a come adesso. È una grandissima sfida, è molto difficile, però al termine di questa esperienza io credo se per ciascuno di noi resterà la consapevolezza di aver contribuito a scrivere una pagina della storia del nostro Paese, beh allora il senso dell'impresa, il senso della missione, il senso dell'orizzonte che ci siamo dati avrà un più compiuto e profondo valore dentro ciascuno di noi. Dal punto di vista della praticabilità delle nostre azioni, noi entro 15 giorni immaginiamo di dover, e guardo la squadra che sta al lavoro, allo sviluppo economico, al MEF, mettere in campo la proposta sul lavoro, che è molto urgente, non soltanto perché ci viene chiesta dalle istituzioni internazionali, ma permettetemi di dirlo, perché ci viene chiesta da quel 12,9% di persone che è disoccupato oggi in Italia, da quella terribile situazione in particolar modo di giovani e anche ormai di cinquantenni che hanno perso il posto di lavoro e che non riescono a ritrovarlo. Nel mese di aprile, ce lo siamo detti in sede di fiducia, tra aprile e maggio fisco e pubblica amministrazione, peraltro in questa settimana è stata approvata la delega fiscale, quindi un passaggio importante. Nel mese di giugno l'inizio del lavoro sulla giustizia, perché il semestre europeo sia un semestre in cui l'Italia non prende la linea ma prova a raccontare un'altra idea di Europa. Non è facile, lo sappiamo, però penso anche che sia una delle imprese più straordinariamente belle che possa accadere. Vi auguro di cuore di essere all'altezza del giuramento che avete fatto davanti alla Costituzione. È un augurio che faccio a me stesso e che mi lascia inquieto, come è giusto che sia inquieto chi ha una responsabilità. E allora, tornando a casa, l'augurio migliore che posso farvi è di unire alla soddisfazione del tutto legittima e comprensibile per un così prestigioso incarico anche un po' di sana inquietudine, che tornando a casa ci siano un po' di brividi, di senso della vertigine, di preoccupazione per la ampiezza di questa sfida che è straordinaria e unica, ma che è la sfida a cui ci chiama questo Paese. Do il benvenuto a Franca e Francesca che sono arrivate adesso e non so se è previsto, naturalmente non è previsto nessun tipo di brindisi perché siamo in regime di spending review, perfetto, quindi sembra andate a festeggiare a spese vostre dove... se hanno portato qualcosa però possiamo... Questa è la cena al sacco, si vede un po' di associazionismo cattolico che torna fuori, cioè, avete portato la cena al sacco, il pranzo al sacco. Sono entrate Franca Biondelli e Francesca Barraccio, quindi allora se la formula di rito a loro, se pronunciate anche voi la formula di rito, così poi potete firmare, venite. Onorevole Franca Biondelli.
di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Grazie. Grazie. Dottoressa Francesca Barraccio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. E firmare, firmare. Grazie a tutti e buona serata a tutti.